L'edizione 52 della Mostra dell'Artigianato Artistico Abruzzese è stata inaugurata. Il Palazzo dell'Artigianato in via Roma a Guardia Grele ospiterà migliaia di visitatori fino al 28 agosto che potranno ammirare le opere di artigiani e artisti di tutta Italia. Le costanti della rassegna sono il concorso di oreficeria dedicato ai giovani delle scuole d'arte e ai professionisti e poi la ceramica, il ferro battuto, legno, tessuti, ricami. Quest'anno però il tema conduttore scelto è quello del gioco, con una dedica particolare ai bambini dell'Ucraina che stanno vivendo il dramma della guerra. Anche per questa particolare sezione l'Ente Mostra ha bandito un concorso aperto a studenti e affermati artigiani, con la collaborazione del Rotary Club Chieti. Ispirato al tema del gioco è lo spazio dedicato ai tarocchi d'arte, con un omaggio all'artista Osvaldo Menegazzi, recentemente scomparso. E c'è una stanza dedicata alle marionette della preziosa collezione del maestro Giancamillo Rossi, nato a Bari ma pescarese d'adozione, scomparso nel 1982. Al tema del gioco è dedicata anche la stanza della giostra, realizzata completamente in legno, e sullo stesso tema si potranno apprezzare le opere del maestro mosaicista Bruno Zenobio di Pineto. Nel Palazzo dell'Artigianato è stato anche predisposto uno spazio nel quale è stato allestito un classico teatrino, dove le marionette sono protagoniste, ma dove l'attore Fabio Di Cocco, insieme ai più piccoli, racconterà storie e le farà anche rappresentare. Altra novità di quest'anno è il nuovo spazio Bookshop, proprio di fronte alla mostra, dove si potranno acquistare le creazioni dei maestri artigiani.